Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho un vlog per voi in cui condivido alcuni momenti delle settimane passate. Spero vi piaccia. Buona visione! Buongiorno dall'autogrill dell'autostrada! Questo è il mio posto preferito! Quando si fanno i viaggi in autostrada, fermarsi all'autogrill è impresso. Procedi in direzione nord-ovest verso A1 e 35. Per fare colazione. Non è macchiato. Sì, il mio è macchiato. Siamo arrivate ad Arezzo. Mia madre deve mandare i messaggi vocali a tutti. E adesso andiamo a cercare un posto per mangiare, perché sono 2:30, infatti è un po' tardi per mangiare, non ho tanta fame, però so che se non mangio adesso non arrivo a stasera e mi verrà il mal di testa. Prosciutti e formaggi buoni. Comunque adesso stiamo per arrivare nelle strade più trafficate, quindi poserò la videocamera perché tutti mi stanno già guardando. Mi tremo la mano. Allora, questo è il nostro pranzo. Abbiamo optato per un tagliere in questo posto che si chiama Chiantineria. Chiantineria. Sì. Ed è un'enoteca gastronomia. Molto bella, ha tantissimi prodotti. Ho visto un cesto pieno di aglione dentro. Ah! Lo vogliamo prendere? Uno. Uno. Una testa d'aglio, d'aglione. Esatto, una testa d'aglione, così lo proviamo. Sì. Questi salumi si mangiano con il pane sciocco, ovvero senza sale, perché i salumi sono già sapidi da soli, insomma, ci vuole il pane saporito. Mm-mm. È buono. Bene, abbiamo finito di mangiare, adesso facciamo una passeggiata. Siamo a Piazza Grande, vi ricordate quando siamo venuti qui l'ultima volta? C'era il mercato dell'antiquariato e la piazza era piena di mobili. La differenza. Questo è l'aglione toscano, tipico della Val di Chiana, e questo è un aglio non comune. Vedete quindi perché questo si chiama aglione. Il suffisso one significa grande, quindi aglione significa grande aglio. Comunque, quali sono le differenze? Che l'aglione dovrebbe essere dolce e non lascia il tipico retrogusto di aglio. Oggi proviamo a fare la ricetta dei pici all'aglione. Cioè, no, vabbè, la differenza è notevole, no? Allora, con questo specifico condimento dobbiamo usare i pici. Che sono questi? Sono lunghissimi e sono tirati a mano. Devono cuocere 18 minuti? Sì. Tantissimo, perché sono spessi. Allora, abbiamo seguito la ricetta di un cuoco toscano, il cui link vi lascerò nella descrizione del video qui sotto. Diciamo che è venuto un piatto discreto. Il sapore dell'aglione è effettivamente molto più pacato rispetto a quello dell'aglio comune e quindi questo, diciamo, permette di usarlo in maniera un po' più abbondante nei piatti. Fortunatamente non potete sentire gli odori dalla videocamera. Adesso l'unica cosa che vorrò fare, se mai mi capiterà di farlo, assaggiarla in un ristorante tipico, allora posso capire se io ho lavorato bene o no.
buongiorno e buon sabato. Oggi è sabato e tra poco esco per andare a fare una gita fuori porta. Ho bisogno di uscire un po' di casa perché ho passato tutta la settimana dentro casa al computer, e quindi oggi andremo al Sacro Bosco di Bomarzo, che si trova in provincia di Viterbo e dista un'oretta di macchina in autostrada, non è lontano da Roma. E niente, quindi andiamo alla scoperta di questo posto. Sono molto curiosa di vedere com'è, perché ne ho sentito parlare molto. Siamo arrivate, abbiamo appena parcheggiato. Fa freschetto! Allora, questo qua su è il paesino di Bomarzo. Uscite dall'autostrada, abbiamo fatto una stradina in mezzo al bosco, un po' tortuosa, con delle curve di campagna. Sì. Vabbè, campagna collina. No. Perché poi pensi che sia di terra la strada, ma in realtà è asfaltata. No, è asfaltata, però ci sono delle curve a gomito. Un po' di montagna, via, con qualche tornantino. Che dicevi della pioggia? Dicevo che è bello venire oggi, perché avendo piovuto è tutto proprio il bosco umido di muschio, tutti gli odori del bosco tipici, quindi a me piace molto. Se fosse stato asciutto, cioè che non avesse piovuto, non sarebbe stato così particolare. Proprio tipico bosco autunnale, capito? Noi siamo qui adesso alla fontana della tartaruga. E poi ci manca tutto questo da vedere. Mo dopo ti faccio la foto da sotto. No, non è possibile questa cosa, È vero, sì. Mi è da vomitare. No, ma ti gira la testa. A me viene la nausea anche quando mi alzo in maniera scattante, no? Perché ho problemi di mal di mare. No, in qualsiasi situazione. Ti giuro. E quindi qui sento un po' di fastidio perché è in pendenza. Ma parecchio. Non so se si vede dal video. Non si percepisce. Il problema è che non posso fare un vlog bello denso di cose, perché purtroppo non si può registrare qui dentro. E quindi non mi resta che raccontarvi un po' della storia di questo posto. Alle falde del Monte Cimino si trova il Sacro Bosco o Parco dei Mostri, progettato dal principe Pier Francesco Orsini e realizzato dall'architetto napoletano Pirro Ligorio nel 1552. Quest'opera non rispetta i canoni dei classici giardini all'italiana del Cinquecento, anzi, il principe Orsini vi si oppone del tutto, facendo scolpire nei massi che affiorano dal terreno delle figure di mostri, draghi, soggetti mitologici e animali esotici, alternandoli a obelischi e fontane, creando un vero e proprio labirinto di simboli difficili da decifrare. Siccome questo parco fu voluto dal principe Orsini in seguito alla morte della sua amata moglie Giulia Farnese, secondo alcuni tutte queste figure che si susseguono lungo la passeggiata nel bosco rappresenterebbero gli ostacoli al loro amore. Allora, adesso siamo nell'area picnic per pranzare. Sì. Abbiamo preso due piadine, una per me e una per mamma, e mangiamo qui in mezzo al bosco. E la piadina è ripiena di prosciutto crudo, rucola e stracchino. Prego. Ma tu sei bellissimo. No, abbiamo venuto diretto a conoscerti. Sì, sì. Piacere, io sono Lucrezia. No. Guarda. Sì. Vuole le coccole. Siamo nel paesino di Bomarzo e abbiamo la nostra guida personale. Ci è venuta incontro e adesso ci porta per il centro storico. Ciao! Ma che nome?
Questa è la vista dalla via del castello. Questo era il castello Orsini. Questa è la piazzetta della lettura. E qui ci sono dei libri. Ci è tremendo sopra il cielo. Se l'avessi saputo avrei portato un po' di libri io da casa. Davvero. Perché diciamo che non sono proprio delle letture entusiasmanti. Ci sono degli scorci caratteristici. Torniamo indietro? Sì. E troviamo la strada, il labirinto. Ci siamo perse. Gira che più gira, però penso che siamo sempre allo stesso posto. Sì. Penso che da qua si scenda. No, adesso li giriamo e siamo di nuovo sulla piazzetta. Sì. No, qui non c'è nessuno qua, siamo tornati indietro. No, sì, sì, guarda, guarda. A casa di qualcuno? No, no, qua. E dopo questa breve passeggiata nel borgo, siamo riscese verso il parcheggio, abbiamo ripreso la macchina e siamo tornate a Roma. Questo è tutto per il vlog di oggi, spero che vi sia piaciuto. Ho messo insieme diversi momenti delle settimane passate per dare un po' di varietà al video e insomma spero di avervi tenuto compagnia e di avervi raccontato delle cose interessanti anche oggi. Grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!